Ciao Sara, vedo su questo tavolo delle preparazioni splendide. Oggi è stato il primo giorno di intensivo di panificazione. Sicuramente qualcosa di fenomenale è successo, vuoi raccontarci? Sì, ciao. La scuola quest'anno riapre proprio subito con questo primo intensivo di panificazione. Qui ci sono un gruppo di persone che si sono riunite per fare un percorso di 6 giorni di totale immersione nella panificazione con queste farine senza glutine, naturalmente senza glutine, sia di pseudo cereali che di legumi e altre. Oggi è il primo giorno. E quindi spiegaci proprio le preparazioni, cosa avete Sì. fatto e niente, l'entusiasmo poi lo vediamo dalle partecipanti. Ok, allora oggi è un giorno molto importante, pane senza lievito. Pane senza lievito ha un significato ben preciso, deve essere pane. Il pane lo sappiamo tutti cos'è, è un composto a base di farina e poco altro, non è un impasto con dentro le uova, eh? Perché se io faccio un impasto di farina con dentro le uova, sto facendo magari una cosa anche buona, ma non è pane, è un plum cake. Infatti ha il sapore del plum cake, con una forte connotazione che dà l'uovo. Invece noi qui abbiamo fatto solo due tipi di pani con l'albume, ma soprattutto abbiamo usato ben altro per far lievitare i nostri pani. Ti faccio vedere il primo che è veramente un gioiello. Guardate adesso, scusate, guardate, è ancora caldo, l'abbiamo solo, non ho ancora affettato, ma ha una crosta morbida, un'alveolatura pazzesca. E questo è un pane di quinoa semplicemente all'acqua fermentata. Non c'è dentro nient'altro. Ma vi vorrei far sentire il profumo, vedere la consistenza. La quantità di sostegno di psiglio è giusta, cioè non troppa, perché sennò il pane diventa gommoso, eh? Ed è veramente perfetto per chi è intollerante magari al lievito. È un vero pane questo qua, eh? Guardate che bello. È così scuro perché la farina di quinoa è stata tagliata con un pochino di farina di vinaccioli, che dà anche un buon sapore mandorlato. Poi abbiamo un classico pane proteico all'albume, e questo è di farina di piselli, biscottabile, comodissimo per la colazione, molto molto facile da realizzare. Farina di legumi e albume montato. Vedo che ci sono dei semi, quindi hai usato anche i semi. Sì, i semi, poi uno può mettere i semi che vuole. Qui in questo gruppo siamo tutti o 0A, quindi abbiamo messo dei semi di zucca sopra, ma uno può mettere veramente i semi che gli piacciono, che vuole. Oh, Questo panini. è un altro veramente grande, grande, grande conquista. Questi sono panini di grano saraceno, non gommosi, guardate, profumatissimi, e sono fatti con la farina di grano saraceno, il kefir di soia. E basta, ok? Non ci sono, appunto, non c'è lievito, ma non c'è neanche albume, niente uova. E con tutto un processo particolare. Sono bellissimi e buonissimi. Sono stati pirlati, sono stati lavorati e poi cotti. E hanno dentro poi delle noci per insaporire. Qui abbiamo una cosa che vi sembra una crepe, in realtà è un pane, che è ingera, adesso scusate se io non lo pronuncio bene, è un pane etiope a base di farina di teff, che è una farina di cereale totalmente senza glutine che abbiamo voluto utilizzare. Molto buono, molto facile da fare, anche questo è farina e acqua fermentate e basta, non c'è nient'altro dentro. E qui guardate un altro gioiello, guardate questo è veramente meraviglioso. Vi lo voglio far vedere intero con questa bellissima Decorazione. decorazione, Sì. questo attaglio per la lievitazione proprio incrociato, che è un po' come
Com'è che si chiama Maddalena? Questa Tartaruga. a tartaruga, ecco, a tartaruga, classico. E guardate la meraviglia. Ragazzi, qua siamo arrivati a dei livelli pazzeschi. Ovvero, questo è sempre un pane di farina di miglio con yogurt di soia e acqua fermentata e basta. E abbiamo ottenuto un pane assolutamente simile a quello con lievito. Quelli con lievito li faremo domani con pochissimo lievito. Guardate che roba, eh? Morbidissimo, però con una bella crosta e perfetto anche da biscottare oppure da congelare. Questo è un pane, non è bruciato, è un pane fatto solo di semi, quindi è un pane chetogenico, un pane molto 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 proteico, senza farine, quindi senza amidi, molto buono, anche se sembra nero, sembra bruciato, ma non è assolutamente, è perché è fatto tutto di semi e di noci e questo si può, un pezzettino, uno lo può mangiare anche a merenda, anche alla sera, perché se ha veramente un po' un attacco di fame intensa, poi gli passa. E poi questi sono delle pagnotte di farina di avena e fiocchi di avena, che anche loro stanno raffreddando, guardate, comunque l'avena non è facile, anche queste sono fatte semplicemente con l'acqua fermentata, la farina e i fiocchi di avena, quindi niente uova intere non le ho mai usate nei pani, però alcuni, appunto questo contiene un po' di albume, è il secondo che abbiamo visto. Mi ritengo veramente molto soddisfatta di queste lavorazioni perché ottenere un pane senza lievito con le nostre farine a questi livelli di ottima lievitazione non è stato facile, ma è stata una grande sfida vinta, con le nostre amiche che sono tutte qua Ecco. intorno, venute da tutta Italia per frequentare questo corso. Ciao ragazze. E a questo punto direi che ci vediamo domani con il secondo giorno dedicato ai pani con il pane base con lievito. Benissimo, siamo molto contenti delle tue spiegazioni, una giornata sicuramente stupenda e non vediamo l'ora che arrivi domani. Ciao, Ciao! grazie, ciao. Thank you.